La mia ultima possibilità per eliminare Wolf era la pista di atterraggio del Tiergarten alle 18.45. Non avevo molto tempo. Fermare Wolf significava dirigersi dritto al cuore di Berlino. Con gran parte della città in rovina, l'unico luogo per il colpo era esattamente il mio punto di partenza. Dovevo arrivare alla porta di Brandeburgo. La città era in fiamme. La battaglia infuriava come un'immagine infernale. E da qualche parte, in mezzo a quella tempesta di fuoco, quel bastardo stava per salire su un aereo e volar via verso la salvezza, portando a Mosca i segreti del programma missilistico. A meno che io non l'avessi fermato. E gli faremo un culo così. Ragazzi, siamo tornati con l'ultimo episodio della storia di Sniper Elite 2. Poi dopo avrete altri 4 video di questo gioco con quelle che io chiamo le operazioni speciali di questo gioco, ma sono solo missioni a parte che non c'entrano poi niente con la storia. Allora, mine non ci servono a niente, però teniamocele lo stesso. Inizia partita. Vi riporto la carabina M1. E niente. Vediamo cosa ne caveremo stavolta. Allora, devo già riabituarmi coi tasti perché... Allora, ok. Ok, vi ho già detto che devo riabituarmi coi tasti, quindi abbiate pietà. Che hanno beccato il tipo a terra, ma non mi hanno sentito per un pelo di culo. Ma guarda! No! In più ho visto... Tranquilli che quello sniper l'ho visto, cioè ho visto che mi stavano sparando. Non è là. È qui. Eccolo! Ormai lo tengo là dietro così non mi può sparare. Dai. Non mi beccherà mai. Muahaha. Tieni, idiota. Ah, nell'occhio. Questa faceva malino, secondo me. Aspetta. Ok, niente. Niente serbatoi, niente bomba artigianale. Ma c'è un idiota qua. Io mi ricordo che là c'era un idiota. Ho un'idea. Appena torna il rumore, me ne basta uno. Una bombetta sola che cada dal cielo, di nuovo. Dai! Benissimo. Il tipo di cui sospettavo prima se n'è andato adesso. Stiamo attenti da lì. Oddio. Madonna, distrutta la faccia. Poveretto. Non ci può. Dai. Uffa, avevo fatto tutto per bene. Avevo fatto tutto per bene. Fanculo tua nonna. Che palle! Che palle! Avevo fatto tutte le cose meticolosamente! Vabbè, sono stato anche scemo io a non pensare, bada guardè! Ma! Vacca tua nonna, stai fermo! E allora? Oh Cristo, chi è? Quando sparano così a bambera non mi piace mai. Peccato! Povero diaframma. Dov'è? Ma chi è che spara? Chi è che spara? Idioti!
Dov'è? Giuro, non lo vedo. Aspettate, spaventiamoli. Eccolo! Dai, 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 dai! No! Bastardo! Vabbè, sì. Ricaricava là. Fai prima e viene anche meglio tutto il lavoro. Ma voi avete capito da dove spara? Io no. Aspettate! Forse l'ho fatta doppia! Sì! C'è uno di sicuro! No, doppia niente. Non c'è niente di doppio in quello sparo. Scusatemi! Mi fareste vedere? Per favore? Signori? Ma si può sapere dove sono finiti? Ma aspetta! Ok. Mi potreste calmare un secondo? Che cazzo hai, il Parkinson? Vabbè. Dai. Avete sentito? Beccato uno. Mancato. Mancato. Beccato, dai. Signor generale, dica addio alla sua mandibola. No. Oh no. Arriva. Mancato. Madonna, il volo che ha fatto. Idiota. Credevi che non... Dai, stai fermo. Nel naso. Bello il nasino. Voi e le vostre purghe staliniane. Una dinamite. Tanto guardo solo per curiosità. Di colpi ne ho a calci in culo. Inabilitazione. Yes, contatto. Volevo solo provare, ragazzi. Allora, tentiamo di falciarne il più possibile da qua sopra. Perché una volta scesi diventa un serious problema. E non serious nel senso... Vabbè, lasciate stare. Se solo potessi giusto provare a trattenere il respiro, che okay, aspettiamo i 75 battiti al minuto. Ok. Dai! Non ci posso credere! E lo manca! E lo manca! E lo manca! È Cristo! Aspetta. Veramente ridicola la situazione. Ho beccato ovunque tranne quell'unico puntino dove dovevo veramente colpire. Dio Cristo, guarda, se lo manchi anche adesso. Ah! Oh. Ciao stronzo! Отойдите его! Ну-ка покажись, снайпер! Он где-то здесь!
Bravo! Perché mi ha tolto la mira? State fermi, fatevi sparare, idioti! Siete solo carne da macello! La carne da macello però la divento io se non sto attento qua. Bastardo! Pezzo di schifo che sei! Insieme a tua nonna! Vabbè, sì. Cioè, guardate come balla il mirino, io come faccio? Anche lui, il personaggio che mi toglie la mira nei momenti meno opportuni è il top. Oh, senza lo stronzo enorme posso anche scendere. Cagami tua nonna. Cosa? No! Aspettate. Ma chi? Dove? Ma come cazzo fanno questi con un papace a 41? O come cazzo si pronuncia quella merda? A essere più precisi su quella distanza, a essere più precisi di me, che ho una carabina M1A1. Come? Come cazzo fate, eh? Cos'è, la vodka della nonna? Che vi dà il cazzo di energie per affrontare le purghe staliniane della giornata? E la vodka comunista di nonna Pina? Cazzo. È lì, tipo. Sentito uno sparo da fucile di precisione. Dico, è qua. È qui, però non mi può vedere. Loro però possono. Ma loro chi intanto? Scusate. Signori. Fatevi vedere. Ah, sono tutti lì. Bambini al macello. Mancato. Beccato! Lo so che sto sparando a cazzo di cane, ma ho un casino di proiettili, quindi rompete poco. E in più avete visto così tanti tiri in questo gioco che qualcosina posso anche risparmiarvela se proprio devo. Ovviamente è l'unica angolazione dove non vedo il tipo. Guardate! Sembra che lo faccia apposta. Piega il mirino nell'unica angolazione in cui non vedo il tipo. Anche se stavolta non è bastato a farmi sbagliare il tiro. Col Cristo di filo spinato non si vede una sega di niente. Ma... ah no, ok. È questo imbecille. Ma volendo, con una granata, potrei arrivarci là sopra? Aspettate, eh. Io me la tento, sarebbe epico, eh. Scusi, lì su, così, no, viene giù dall'altra parte, aspetta. Io mi senti malvagio. Lì, non me ne frega un cazzo. Uccisione con granata, non ci credo. Più c'è un idiota qua. Ah. Eccoti. Due colpi per capire dove va il proiettile e poi... eccola, in bocca, siamo a posto. Imbecille! Beccato, stavolta è la prima botta. Ciao! Cioè, capite come ormai trattenere il respiro sia diventato un optional. Oh Gesù, aspetta.
di questo mi devo occupare. Dov'è? Tipo? Bastardo! Beccato! Ehi! Chi è? Il collo! Sotto il collo! Ma è tipo... Là dentro mi segna l'indicatore di qua, ma non c'è nessuno. Signori? Raga, ma seriamente voi li vedete? Aspetta! Dov'è che sei? Dov'è che sei? Eccolo! Cioè, mancato, ni, ecco. Uccisione. Mi dice che sono finiti, ma non sono finiti, perché me ne dava uno da qui. Aspetta, fatemi un... Cioè, è un cecchino. Mi dice che mi stanno vedendo, ma non c'è nessuno. Boh. Vabbè. Corri! Guardate, dopo quella roba con i sovietici e i nazisti di due episodi fa, mi pare siano due, mi aspetto che mi sbuchino da un momento all'altro. Altri da lì! Eccoli! Что случилось? Per la madre patria un cazzo! Di là! Aspetta, aspetta, aspetta! Porca tua madre, puttana! Ah no, ancora vivo! Scusi per la scortesia, non si ripeterà. E ci credo. Ce la faccio adesso a salire qua sopra e piazzare quell'unico colpo che dovevo sparare dall'inizio di tutto questo cazzo di gioco? Dai, che faccia di merda, sarà anche godevole ucciderlo. Yeah, dai! E dai! Questo che cazzo... Oh, proiettili bene. Ah, ok. Qui. E non fa uscire di qui. Sali! Che lo stronzo se ne va! Muoviti! Tipo! Io sono la tua nemesi! E sono venuto a prenderti! Toh! Ho anche sbagliato tasto. Non ci posso! Ho sparato per vedere dove andava il proiettile e l'ho beccato! No, non è possibile! In movimento con 85 battiti al minuto non posso averlo fatto! No, vabbè! Cazzo, che tiro epico! 85 battiti al minuto, il bersaglio in movimento, il fumo in mezzo... Terminò alle 8:23 della mattina seguente. E neanche stavo trattenendo il respiro. Quando il generale Weidling presentò la resa dei tedeschi a Chukov, generale dell'armata russa. In pochi giorni la guerra finì, ma una nuova guerra stava già iniziando. La guerra fredda. Ed io ne ero il primo soldato. Raga, quell'ultimo colpo è stato seriamente... Cioè, non lo posso neanche descrivere a momenti. Più una botta di culo che tutto il resto. Vabbè, allora, il gioco è finito. Almeno la campagna. Quindi noi ci becchiamo con le sfide. Sono 4. E niente, poi dopo le sfide credo che farò la compilation di questo gioco. Va bene, noi ci vediamo alla prossima.